Noi siamo all'ospedale di Nocera Inferiore. Gli ultras, immaginate, sono anni che fanno raccolta per la beneficenza e raccolta per comprare strumenti che devono essere utilizzati per i bambini, per i neonati. Ci siamo portati qui a Latin a farvi vedere un lettino di animazione neonatale utilissimo. Sono il portavoce degli Ultras Novocrinum Curva Sud. Questi ragazzi eccezionali ogni anno mi danno una mano, sono ammirevoli, commoventi, non mi stancherò mai di dirlo. E come da tradizione devo rendicontare tutto quello che di buono fanno ogni anno. Quindi ci tengo a sottolineare che quest'anno abbiamo acquistato questa struttura, ripeto che è la prima in Italia, questo vorrei dirlo, la prima in Italia, quindi è la prima terapia intensiva neonatale italiana che acquista questa questa attrezzatura e che questo strumento è stato possibile grazie al cuore degli Ultras. Questa è la raccolta del Natale 2021. Per motivi personali e anche burocratici abbiamo un poco ritardato i tempi, però ci tengo a dire che fra pochi mesi è in cantiere anche l'acquisto di un altro strumento per il reparto grazie alle donazioni del Natale 2022. Quindi sempre nella massima trasparenza possibile. Io ribadisco a tutti i benefattori che qualsiasi cosa vogliano sapere, qualche chiarimento, io sono sempre a disposizione, mi possono contattare e quindi spiegherò tutto l'iter che abbiamo seguito per l'acquisto della macchina. Gli angeli custodi sono sempre gli Ultras Nucrimum Curva Sud, sono loro, loro che si impegnano sempre ogni anno nel sociale per aiutare la cittadinanza. Io ripeto, queste opere di beneficenza sono importanti soprattutto per tutto il comprensorio dell'agro Nocerino Sarnese, quindi ci tengo a sottolineare che non è solo la città di Nocera Inferiore a fare le donazioni, ma io conosco anche che oltre confine tutti quelli dei comuni della provincia di Salerno vengono tutti i cittadini a donare. Macchinario che è molto importante perché è un lettino per la rianimazione neonatale, quindi è un qualcosa che noi aspettavamo da tempo in modo tale che comunque possiamo migliorare, comunque integrare quello che abbiamo con questo macchinario che è uno dei primi in Italia. Salvatore è la nostra... Salvatore è la nostra ultima mascotte, ma di là in terapia intensiva abbiamo altri piccolissimi. Ma Salvatore è il bambino praticamente che nasce di 855 grammi a 29 settimane e che ce la sta facendo perché adesso, come vedete, è in culla. Fra un po' cominceremo a pensare anche alla dimissione, ma c'è una cosa particolare, un aneddoto insomma che ci ha aperto il cuore, ma ci apre tutto il cuore insomma qui, e che periodo natalizio praticamente arrivo il questore praticamente a portare un dei doni alla pediatria e venne col direttore sanitario, il dottore D'Ambrosio, venne anche qui e portò in questa busta enorme, c'era uno zainetto, quindi disse: ma chi è? Così disse: ma chi è la mascotte in questo momento? E dicevo: veramente è Salvatore, perché 855 grammi, era ancora in assistenza nasale, periodo natalizio, per cui disse: benissimo, allora questo lo consegnate a Salvatore praticamente quando sarà grande. Io guardai lo zainetto e ringraziai, ma nello zainetto non è che ci andava Salvatore, ci andavano 20 bambini, altri 20 bambini, insomma, però l'abbiamo poi consegnato alla mamma ed è stata una cosa con le lacrime agli occhi, insomma, ho detto: quando sarà grande, insomma, questo è un dono che gli è stato dato. Beh, un figlio per noi, perché essendo lui il più piccolo per molto periodo, allora per noi è stato veramente un figlio, e adesso che è cresciuto siamo felicissimi, quindi per noi abbracciarlo, tenerlo con noi è una meraviglia. Questa donazione, questa gratificazione ci fa capire che effettivamente la gente capisce quando le cose funzionano in maniera seria e non è che facciamo solamente chiacchiericcio o cose. Lo ripeto sempre, gli ospedali, la sanità è una cosa seria, e quindi quando si parla di assistenza sanitaria bisogna essere informati per bene, dare messaggi corretti, e di questo me ne do atto, perché effettivamente cercate sempre non solamente di segnalare l'aspetto della mala sanità, ma le cose che funzionano.